Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Questa sera sono in splendida compagnia di Simona Crotogini, massoterapista, operatrice olistica e formatrice. Una persona che io ho conosciuto recentemente, una persona veramente sensibile, una grande professionista che ho invitato questa sera a presenziare a questa diretta e sono molto molto felice davvero che tu Simona abbia accettato questo invito e soprattutto sono felice che tutti i nostri amici ascolteranno quella che è la tua conoscenza in materia energetica e non solo. Grazie di essere qui. Come stai Simona? Buonasera a te. Buonasera a tutti, io sono molto emozionata per questa cosa. Sto bene, grazie al cielo. E niente, questa sera vi proverò a introdurre insomma quelle che sono le nozioni relative più in generale ai chakra, ma poi nello specifico l'undicesimo chakra. E vedremo insieme insomma quelle che sono le varie correlazioni fra tutte queste belle materie che portiamo, che possono essere appunto la metamorfica, l'evolutiva e tante altre tecniche che sia io che Antonio abbiamo nel nostro carnet. Bene, bene, grazie, grazie davvero Simona. Sarà una splendida serata. Intanto già alcune amiche si sono collegate. Chiediamo a chi è già collegato o collegata se ha il piacere di condividere questa diretta sulla propria pagina in modo tale da portare un po' il verbo anche in altre situazioni, in altre zone e ad altre persone. Cara Simona, questa sera abbiamo scelto un argomento davvero profondo e importante, a mio avviso. Parleremo delle mani, dei piedi e soprattutto dell'energia che caratterizza questo undicesimo chakra. Ma prima di addentrarci, cara mia, mi piace l'idea che tu possa presentarti alle persone che già mi conoscono, alle persone che mi seguono e raccontare un po' di te, della tua professione. Allora, come dicevo ad Antonio, questa è la parte più difficile forse per me da portare avanti. Diciamo che io sono sempre stata molto curiosa e affascinata da tutto quello che c'era nella natura e la mia genetica mi ha portato ad avere una famiglia molto bizzarra. Questa famiglia molto bizzarra mi ha creato una serie poi di conseguenze e quindi di questi, diciamo, blocchi, queste paure, queste insicurezze che io in qualche modo mi sono dovuta portare e poi aiutare a sconfiggere. Per cui tutto è partito da me. Dovevo comunque cercare di star bene, dovevo trovare comunque la serenità. E da lì è partito il mio iter nella massoterapia e poi con tutte le altre tecniche più olistiche. E grazie a questo percorso, che comunque ormai è di 20 anni, ho avuto la fortuna di comprendere veramente tantissime cose perché ho avuto la possibilità di vederle con tanti altri punti di vista. Quindi ecco, direi che la massoterapia mi ha aiutato per le parti corporee e per quelle che comunque sono quelle che sentiamo più spesso, ma poi quello che mi ha dato veramente la gioia e la forza poi di continuare a curiosare e di andare avanti sono state appunto la metamorfica, per esempio, che è stata la mia tesi di laurea di ANEP Italia, che è l'associazione che studia per il prenatale. E lì la mia bambina aveva 6 mesi e io l'ho portata con me a fare il mio primo weekend di metamorfica per portare tutto questo beneficio e tutta questa libertà che secondo me ognuno di noi dovrebbe comunque avere. E quindi niente, diciamo che di cose ce ne sono molte, ma quello che voglio portarvi è che ne basterebbe una soltanto, basta che quella cosa vi porti a star bene.
e quindi poi tutto il resto non importa. Tutto qua. Bene, bene. Tutto qua, insomma, non è da poco. Già il fatto di aver concesso alla tua creatura di conoscere molto presto la tecnica metamorfica è un atto di grande saggezza, di enorme lungimiranza. Concedere a chi è appena nato di entrare, no, in quell'arte della trasformazione che è la metamorfica, è davvero una grandissima opportunità, per cui già per questo direi notevole. E in più tante altre cose che poi ci spiegherai anche un po' in questa serata, se vorrai. Ma nel parlare a chi mi conosce di questa serata, io ho detto parleremo delle mani, dei piedi, così, e poi parleremo di questo undicesimo chakra. Questo undicesimo chakra ha attirato moltissimo l'attenzione. E che dire? Partiamo da questo, che ne pensi, Simona? Ci racconti un po' i contenuti di questo undicesimo chakra? Sì, ecco, io partirei, se per te va bene, dal far vedere quell'immagine che ti avevo mandato, quella con i primi sette, ok? Che diciamo, i primi sette chakra sono quelli più... Oh, scusatemi. No, 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 vai, vai, tranquilla, tranquilla. Oh, vai, ok, dimmi tu. Dicevo, di solito vengono, diciamo, sono più conosciuti i sette chakra, no? Invece la scala dei 12 è, diciamo, relativamente più recente. Cosa succede? I primi sette, come poi vedremo nell'immagine, sono come se fossero delle spirali che passano sia nella parte anteriore sia in quella posteriore del nostro corpo e vanno ad attaccarsi, quindi la base di questo cono è attaccata sulla colonna vertebrale e dove c'è il sistema nervoso centrale. Cosa succede? I primi sei hanno una parte anteriore e posteriore, Scusa, mentre il Simone, questa che settimo vuoi è un... vedere? La Io vedi? non la vedo ancora. No. Ok. Se non la vedi la posso recuperare, No, 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 l'ho trovata però, adesso. eh? Ah, l'hai trovata. Ok, intero, perfetto. Sì, tu vai, vai, vai tranquilla, vai tranquilla che adesso Io la vado. Io non la troviamo. vedo. Comunque. Andiamo a intuito. E dicevo, questi sono appunto i primi sette chakra, che sono anche quelli più conosciuti, che per esempio all'interno del corso di Kundalini Reiki vengono analizzati singolarmente per sentire cosa si sente all'interno del corpo, come funzionano per noi, eccetera, eccetera, no? Questa caratteristica però non finisce qui. Oh, sta arrivando l'immagine. Vai, vai tranquilla che adesso. Ah, ok, io sono curiosa, stranamente. Sì. E dicevo, praticamente abbiamo queste spirali che si innervano alla colonna e quindi chiaramente cosa facciamo? Ci ritroviamo in quelle che sono tutte le caratteristiche, no, che il corpo fisico ha e immagazzina. Quindi ogni chakra, che siano i primi sette fino ai dodicesimi, hanno comunque all'interno le loro caratteristiche, che sono la prima, quella di memorizzare gli episodi di questa vita, di vite passate nostre o degli antenati, oppure hanno anche la possibilità di immagazzinare i ricordi, per cui per esempio il desiderio di intraprendere una certa carriera, piuttosto che un desiderio che non appartiene a noi, ma è di qualcuno che è arrivato prima e che quindi resta all'interno di questo cono e si manifesta attraverso magari un lavoro che si manifesta così, senza neanche pensarci troppo. Dall'altra parte c'è anche una regolazione degli organi interni, quindi questo chakra cosa fa? Fa sì che sia gli organi che i tessuti subiscano, no? Energeticamente il loro equilibrio come il loro squilibrio. E quindi poi abbiamo appunto le varie tecniche di digitopressione, riflessologia che ci aiutano proprio per portare maggiore equilibrio in queste zone di noi. Ecco la foto. Ecco la foto, ce Quindi da l'abbiamo. questo esatto. Grazie mille.
In questa foto si vede benissimo appunto come questi coni, vedete, si attaccano alla colonna e al sistema nervoso centrale e si sviluppano appunto in questo modo. Tutti i chakra hanno sempre appunto una fase anteriore e una posteriore, come abbiamo visto qua. E diciamo che la parte quella anteriore è legata a ciò che è conscio, quindi alla quotidianità, a quello che anche razionalmente siamo più capaci di interpretare, mentre ciò che sta nella parte posteriore è legata a ciò che è inconscio. Allo stesso tempo, queste spirali hanno due ruote, una interna e una esterna. La parte esterna è quella legata ai programmi umani, quindi tipo alle ferite, al vissuto. Mentre la spirale, quella interna, questa ruota, lei è legata invece ai doni spirituali e a quello che noi abbiamo portato come nostro desiderio di realizzare in questa vita. Cosa succede? Queste due ruote girano in senso orario, hanno due velocità diverse, ma hanno comunque la capacità di girare nello stesso senso. Quando succede che la parte esterna gira in senso antiorario, siamo o di fronte a uno shock o di fronte a un periodo molto vicino alla morte. Mentre invece può succedere, anzi succede spesso, che il primo chakra, il quarto e l'ottavo girino contemporaneamente però in senso antiorario quando nelle donne c'è la mestruazione. Questo perché in quel determinato periodo le immagini e tutto quello che è stato lavorato a livello emotivo dalla donna viene poi lasciato andare attraverso questo giro inverso dell'energia. Poi, cosa dirvi? Invece qui abbiamo un salto, ossia andiamo a quella successiva, che ci rappresenta invece questi 12 chakra. Quindi abbiamo il settimo in cima, che è quello che abbiamo visto qua, e poi vedete abbiamo altri due dischetti là sopra, che sono l'ottavo e il nono sopra. Il decimo, che è quel cerchio marrone più sotto dove c'è il cerchio, e alle mani e ai piedi invece appare l'undicesimo chakra. Cosa succede? Qui abbiamo praticamente un lavoro dove non parliamo più solo ed esclusivamente del corpo fisico, ma parliamo delle correlazioni che ci sono tra il corpo fisico e la parte più eterica, la parte più spirituale di noi. E quindi questo è il cosiddetto chakra della trasformazione. È quella parte che noi, per esempio, possiamo utilizzare in modo chiaramente costruttivo. Anche semplicemente quando ci diamo la possibilità di camminare in un prato a piedi scalzi o quando andiamo coi piedi a attraversare un fiume, sempre a piedi nudi, chiaramente. Cosa facciamo? In questo modo noi portiamo quello che è l'esterno, ok? Quindi la natura, gli elementi, e attraverso il loro aiuto c'è un ricambio, ok? E quindi è come se noi scaricassimo attraverso i nostri piedi e le nostre mani tutto quello che non ci serve più e la terra ci aiuta nel trasformarla e dargli nuova vita. Al contempo abbiamo le mani e nelle mani, vabbè, io e Antonio le usiamo parecchio nelle varie discipline. Però parlavo anche prima, in realtà i gesti di tutti i giorni comportano proprio un utilizzo della mano moltissimo, anche semplicemente il cucinare, il aiutare appoggiando la mano su un pancino che comunque non sta bene o l'appoggiare una mano su una testa che sente di essere troppo piena. Sono piccoli gesti che però ci fanno capire che ognuno di noi ha la possibilità di essere di aiuto e di supporto agli altri, ognuno con le sue capacità, con le sue doti, con la sua creatività. E questo chakra,
È proprio la rappresentazione di questo scambio proprio tra interno ed esterno, e è rappresentato proprio come sui palmi delle mani e dei piedi, ed è di colore rosa. Esatto. Praticamente lui fa un po' come da valvola di sfogo, ripulisce tutto quello che è il corpo dalle varie tossine che ha, però non da solo, ma aiutato da tutto quello che arriva dall'esterno. E poi non so, fatemi delle domande, chiedetemi qualcosa. Interrompiamo un attimo la condivisione? Serve ancora Sì, o la lasciamo? era solo per far vedere, no, almeno così hanno un'idea di come funziona. Perché il campo poi appunto è molto ampio, perché lì poi si parla di connessione proprio coi piani alti, di come poi noi riusciamo a portare in ascolto la nostra parte interiore e di quello che poi riusciamo a trasformare per essere più stabili possibili, insomma, su questi piedi. Grazie, grazie Simona. Davvero molto, molto interessante quello che tu dici. Per me è nuovo in merito all'undicesimo chakra, anche se ciò che hai utilizzato per descriverlo ci ricorda molto, no? Non solo le nostre pratiche, ma la vita nel quotidiano. E intanto che noi comunque continuiamo la nostra chiacchierata, invitiamo tutte le nostre amiche, parlo di amiche perché ci sono sempre donne in questi incontri e quindi non possiamo che parlare al femminile. E anch'io quando vi parlo è la mia parte femminile, perché quella maschile ormai è scappata da tempo, non ce la faccio, non ne va più e quindi è rimasta solo quella. E se avete domande in merito a quello che ci ha appena raccontato Simone, oppure se avete esperienze personali vostre sui chakra, sulle mani, su come utilizzate le mani e come vivete il rapporto anche con i vostri piedi, mi raccomando, scrivete pure e chiedete. È davvero interessante, dicevo, quello che ha raccontato Simona. Per tanti motivi. Quello che più mi risuona è proprio il rapporto, no, che possiamo avere nel quotidiano con l'utilizzo delle mani, non solo in quello che facciamo, no, nella creatività, ma anche nel tocco che abbiamo, sul corpo delle altre persone, sul tocco che abbiamo sui nostri familiari, ma anche sul tocco che abbiamo col palmo della mano su noi stessi, no? Mentre ci accarezziamo mentre sentiamo un po' come stiamo in alcune parti del corpo, oppure istintivamente ci appoggiamo la mano dove sentiamo un po' di fastidio, un po' di dolore, oppure dove abbiamo un po' più freddo o un po' più caldo. E soprattutto questo rapporto energetico, no, che ci vede in contatto con altri corpi oppure con noi stessi, tu come lo vivi nel quotidiano, ma soprattutto come lo vivi in termini di professione, cioè quando lavori con le tue mani, col palmo della mano sul corpo altrui, quali sensazioni hai personalmente in merito a quelle che sono le percezioni che ti raccontano i tuoi clienti? Allora, innanzitutto anche lì c'è stata una sorta di evoluzione nel tempo, no? Quindi all'inizio era più un discorso legato a comprendere dove fosse bene il blocco muscolare, quel qualcosa che doveva essere rimosso, che doveva essere, tra virgolette, forzato ad andarsene. Poi col tempo e aggiungendo le varie tecniche, invece è diventato molto più ascolto. Ascolto sì del fatto che la problematica, che ne so, banalmente è a una spalla, ok? Però guardiamo che spalla è, vediamo la persona quando arriva, come si pone, no? Se ti guarda, se comunque ha il viso più rivolto a terra, qual è la sua condizione generale? E soprattutto, questa è la meraviglia, secondo me, del nostro lavoro. C'è la capacità di ascoltare la persona per quella che significa dare a ognuno il giusto tempo per fermarsi, anche perché a me capita abbastanza spesso ultimamente, si arriva freneticamente perché devo fare quella cosa lì, no? Arriva, corre, 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 arriva magari 5 minuti, 10 minuti in ritardo, è su ritardo, eccetera, eccetera.
si è quasi dimenticato del perché è arrivato, ok? Sì, proprio talmente in fretta che è. Ah sì, no, la spalla, perché l'altra volta mi faceva male questo, però adesso mi fa male quell'altro e poi quest'altro ancora. Allora, intanto, guarda, stai sereno, mettiti lì, guardiamo un attimo quello che c'è e quando ci si concede di ascoltarsi, quando ci si concede di stare fermi veramente, no, allora aspetta, è un po' più su, è un po' più giù, cioè si diventa veramente molto più consapevoli di quello che si ha. Quindi l'onore è di stare, l'onore è di utilizzare appunto i piedi per stare ben fermo nel terreno e riuscire a cogliere le persone e dall'altra parte l'utilizzo delle mani è fortissimo perché comunque il calore che si sente, le sensazioni che comunque si prova empaticamente verso l'altra persona. Sono di grande aiuto anche perché attraverso quello che io sento posso essere un canale migliore per l'altro, no? Forse anche senza dire nulla, ma stando in presenza. Spero di aver risposto alla tua domanda, Antonio. Ma risposto alla grande, usando termini che a mio avviso sono davvero lungimiranti, quindi la presenza, l'ascolto, il non giudizio, anche se non l'hai nominato, c'era nelle tue parole, l'ascolto vero, sincero, quello che parte dal profondo, non ha il giudizio, ovvero il giudizio arriva addirittura dopo 2 decimi di secondo. In ogni situazione che si presenta a noi, ogni persona che si presenta di fronte. Però la vera capacità è non dare particolare importanza a quel giudizio, entrare nel merito dell'ascolto. E mi hai fatto ritornare alla mente un termine che usiamo frequentemente, che è quello di essere degli ottimi catalizzatori, no? Effettivamente l'appoggio della nostra mano e il palmo, soprattutto, no? Riferito a questo undicesimo chakra che è davvero straordinario, ci consente davvero di essere in contatto non con l'intenzione di incidere sulla salute altrui, ma con l'intenzione ferma, sincera e profonda di essere degli ottimi catalizzatori di quell'energia che noi e le persone stesse che andiamo a trattare hanno per poter riequilibrare eventuali situazioni che sono andate fuori equilibrio, ma soprattutto per mantenersi in uno stato di salute ottimale, per esprimere al meglio il proprio potenziale, che riferendoci ancora una volta alle mani è proprio la creatività, un atto che nasce da un pensiero che poi trova, che dal concetto diventa realtà, possiamo dire così, no? Dal concetto alla realtà poi abbiamo l'espressione energetica e creativa che passa attraverso le mani. Quindi quello che hai detto è davvero molto importante perché ha presenza, ascolto, non giudizio, ovvero non importanza del giudizio che arriva dalla mente costantemente, perché arriva sempre a tutti, e soprattutto quella modalità di essere dei sinceri, fluidi e liberi catalizzatori. Quindi è davvero notevole, no? Questo ragionamento, a mio avviso, cioè il tuo, sto dicendo. E quindi mette davvero in relazione le persone con un rapporto che evidenzia anche l'amore per la vita, che alla fine è lì che poi andiamo a parare, giusto, Simona? Sei d'accordo? Certo, assolutamente. Anche perché mi hai fatto ricordare che comunque i chakra hanno anche proprio una valenza legata anche agli anni d'età, per cui c'è una prima parte, diciamo, dove loro si formano fino ai 14 anni e poi pian piano c'è un ritorno di 7 anni in 7 anni dove si vanno comunque di nuovo a rielaborare le varie esperienze, però avendo già un bagaglio appunto dei primi 14 anni di vita e quindi pian piano ci vengono riproposte nuove sfide con la consapevolezza di averne già vissute di simili, no? Quindi poi sta a noi vedere se e come affrontare le nuove sfide che continuano a passarci in questo spazio-tempo. E chiaramente, come ti dicevo, non lo sapevo, però ho scoperto che il periodo relativo all'undicesimo chakra è esattamente dal 42esimo al 49esimo anno di età. E io,
quest'anno ne faccio 43, quindi ho detto, vedi, anche a non volere ci sono capitata dentro in pieno. Quindi quest'anno bisogna applicarsi e trasformare, essendo nel primo anno, trasformare legato al primo chakra, quindi il trasformare quelle che sono le paure più ataviche, quelle della sopravvivenza. È bellissimo. Grazie, grazie, grazie Simona. Davvero interessante anche il termine, no? Il trasformare, il vedere anche di questi 7 anni in 7 anni come le esperienze che si presentano a noi, non vederle come delle zavorre, ma come delle opportunità per poter crescere, perché evidentemente le energie, i chakra stessi ovviamente e tanto altro ancora ci mettono di fronte, no? A livello anche karmico, delle situazioni che sono sempre e comunque delle opportunità, alcune più piacevoli, altre meno piacevoli, ma quella è semplicemente l'etichetta che noi attribuiamo a determinate situazioni. Bene, allora innanzitutto salutiamo un po' di persone e poi ci sono delle domande. Essendo difficili, Attenzione. rispondi tu, perché sono È difficili. chiaro. Allora, salutiamo Cleopatra. Marilu, Carmen, Elisabetta, Alba, Lida, Gloria. Poi, allora, Cleopatra dice, vediamo, un atto peculiarmente creativo come suonare uno strumento, come danzare, induce un'attivazione particolare dell'undicesimo chakra? E poi c'è un'altra domanda sempre di Cleopatra. Il suono, ad esempio, e le sue vibrazioni, come interagiscono? Allora, partiamo dalla prima, cioè danzare, suonare uno strumento, come può attivare l'undicesimo chakra? Allora, il discorso è questo. Come vi parlavo prima, i suoni, le emozioni, eccetera, sono nella parte, diciamo, delle due ruote, è nella parte più esterna, no? Quindi fanno parte di quel bagaglio più fisico, ok? Però cosa comporta? Comporta il movimento di tutto, perché quando si balla, quando si danza, c'è un movimento del corpo fisico. Quando si suona uno strumento, c'è la vibrazione che, non so, può essere la corda dell'arpa piuttosto che i tasti del pianoforte. Quindi c'è sia il fisico che lavora nella mobilità di questi strumenti a seconda di quello che scegli, però c'è un ritorno di tutte quelle che sono le vibrazioni sonore e c'è una correlazione diretta tra quelle che sono le note musicali e i primi sette chakra. Quindi si parte dal do e si sale, quindi c'è il do, re, mi, fa, sol, la, si. Quella è proprio la scala dentro di noi che ci fa anche comprendere come stiamo, perché riuscire anche soltanto a vocalizzare ci fa comunque comprendere come sta il nostro quinto chakra, banalizzo, ma è per far comprendere che ogni nota riverbera anche con il chakra rispettivo e quindi al contempo si potrebbe fare un gioco opposto, per cui mi accorgo di far fatica con un do basso. Posso allenarmi suonandolo e vedere come questa vibrazione può aiutare questa parte bassa del mio corpo. Tutto è utile. Ho Tutto è perso la utile. seconda Quindi domanda. la seconda domanda di Cleopatra è questa: il suono, ad esempio, e le sue vibrazioni come interagiscono? Vabbè, ma penso che tu abbia risposto in contemporanea a questa doppia domanda. Quindi possiamo dire che qualsiasi cosa interagisca a livello vibrazionale con il nostro corpo può essere evidentemente un elemento di equilibrio o talvolta anche di disequilibrio. Per cui conta moltissimo il tipo di vibrazione, conta moltissimo, mi sembra di intendere, come ci poniamo noi di fronte, no? Alle vibrazioni stesse, un po' come se fossero dei fiori di Bach, per esempio, cioè comunque ha una sua vibrazione, il fiore, per cui al di là, di assumere una o due gocce o quattro che siano, tendenzialmente quello come un trattamento, come un tocco, come lo stimolare una zona riflessa, un punto di un meridiano, siamo sempre nell'ambito dell'energia. E quindi, per quella che è la tua esperienza, Simona,
tutto può essere considerato in una forma di intero, come il mondo olistico vuole raccontare così da parecchio tempo, ovvero ogni parte di noi, sotto ogni punto di vista, è strettamente collegata con l'altra. Per quella che è la tua esperienza. Assolutamente, anche perché il banale esempio è quello. Io sono in salute, sto benissimo, non ho nessuna difficoltà, almeno apparente, eppure viene a mancarmi un mio caro. Cioè, io non sono più la stessa persona. Comunque quella sensazione, quei pensieri, io le sento completamente dentro e fuori di me e quindi non posso essere scorporata e diventare un robottino che sta bene come 5 minuti prima, perché quella notizia, quell'avvenimento comunque cambia completamente il mio stare. Quindi per me questa è l'evidenza, cioè è quello che comunque ti fa comprendere che non c'è veramente. Altrimenti ragioniamo un po' come il sistema sanitario nazionale, cioè vuol dire che sei fatto a pezzettini, se rompi la gamba vai a mettere il gesso, vai dall'ortopedico, se comunque non stai bene, che non dormi, vai dallo psicologo e fai i pezzettini e li Certo, mandi dal migliore a guardare. Poi certo. una Le stazioni. cosa, Sì, vai, vai. scusami Antonio, perché sennò me lo dimentico, è una certa. Sono quasi Dicevo, 43. capito, ormai iniziano. Ormai. Io non ne ho ancora 14, quindi i miei chakra si stanno ancora formando. Bravo, ottima idea. Hai vasta scelta così. E dicevo che un'altra cosa anche che risuona molto e che attraverso il quale si capisce anche come funziona questo chakra, no? Perché uno dice sì, ascolto come funziona, eccetera, però come faccio a capire se funziona, se non funziona, eccetera, eccetera. Allora io quando faccio le sedute di cristalloterapia, setto praticamente ogni chakra e vedo col pendolo quello che è il chakra che è in disarmonia, quello che funziona meno, eccetera, eccetera. Poi non è che è necessario arrivare a far quello, perché se uno comunque si impegna ad ascoltarsi, riesce comunque attraverso le caratteristiche di base a capire quale pezzettino fa un pochino più fatica, anche perché ha tanti riscontri. Torniamo al banale discorso della voce di prima. Se uno inizia a avere il costante mal di gola, se comunque sente sempre questa fatica anche nel comunicare di sé agli altri, nel avere comunque la capacità di raccontare serenamente i propri desideri, i propri pensieri, ok, va bene, allora lì è meglio che qualcosa guardo perché vedo che lì, insomma, io mi sento di essere un attimino in difficoltà. Certo. Grazie Simona. Allora, Maria Rita invece ci saluta, ci ringrazia per queste informazioni molto interessanti e vorrei chiedere, c'è una correlazione tra le capacità pratiche e il chakra delle mani? Altra domanda, il chakra è più aperto o più attivo? Sempre riferito a questo. Quindi, la correlazione, chiede Maria Rita. La correlazione tra le capacità pratiche e il chakra delle mani, ovvero se il chakra è più aperto o più attivo in determinate situazioni. In realtà il chakra sta bene quando è in equilibrio, ok? Quindi non c'è mai, quando c'è un eccesso, sia da una parte che dall'altra, significa che la cosa non sta funzionando, perché se si ragiona un po' come un'automobile, nel momento in cui io butto via troppa benzina, vado in deficit perché comunque poi devo continuare a pagarla. Se invece proprio non uso la macchina perché ho paura di qualsiasi cosa, dopo un po' comunque la macchina si consuma, le gomme non funzionano più e il motore mi saluta. Quindi per stare nella creatività, diciamo, quella attiva ma funzionale, bisogna trovare il giusto mezzo e quindi che sia un qualcosa che ti aiuti a creare, ma che non diventi un'ossessione, che non diventi
un qualcosa di necessario per star bene. Ok? Quindi in realtà deve essere in equilibrio per essere ingiusto. Maria Rita fa un appunto e dice che si riferisce a quanto penso, capacità praniche. Ma allora, il discorso delle capacità praniche, allora io nel senso conosco persone che fanno pranic healing, per quanto riguarda il discorso più, perdonami, banalizzo, ma per cercare di comprendere, se intendi quella sensazione comunque di calore che viene dalle mani e che poi può portare sollievo a una persona, non è il quantitativo del calore che fa star bene la persona, ma è il fatto di avere di fronte a te una persona capace di stare in presenza e di donare se stessa nella quantità e nella qualità che il momento presente serve. Quindi non esiste che uno dà sempre 100, l'altro dà 80 e uno 25, ma è sempre un incontro di due persone e ogni persona ha altro che 12 chakra testa, ha due mondi dentro che si incontrano dove c'è una persona che dona e una persona che riceve. Quindi la speranza è che chi dona sia il più sereno e radicato possibile per poter dare il servizio e la qualità migliore alla persona che riceve. Ho risposto, Antonio. Io parlo troppo, dovete fermarmi. No, 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 parli giusto, tranquilla. Semmai Maria Rita, se vuole intervenire ancora, se la risposta è stata così esaustiva, oppure se vuole aggiungere qualcosa. Al momento Maria Rita si è fermata a questo. Comunque io ho inteso quello che volevi dire. Fondamentalmente l'operatore o l'operatrice hanno la possibilità di mantenersi in equilibrio in tanti modi, perché conoscono molte pratiche, molte tecniche, che siano meditative, che siano dirette sul corpo, che siano semplicemente quelle legate alla mindfulness o qualsiasi altra situazione sia più consona per il soggetto. E quello che conta è porsi di fronte alle persone che andiamo a trattare con una modalità sincera, con una modalità che ci vede privi di importanza donata al giudizio, come dicevamo prima, ma soprattutto che ci vede sinceri veramente nel cogliere l'opportunità enorme e straordinaria del fatto che la persona ci presenta attraverso il proprio corpo tutti i suoi stati emozionali, perché è attraverso il corpo che manifestiamo le emozioni, e soprattutto ci mette a disposizione l'opportunità di crescere in quanto operatori, ma l'opportunità di essere veramente, come dicevo prima, dei grandi catalizzatori al servizio dell'equilibrio e dell'evoluzione di un essere umano. È questo che sicuramente, al di là della tecnica, che sia poi pranica, che sia poi legata ai chakra, che sia poi legata a tecniche energetiche o zone riflesse o meridiani energetici o quant'altro, è proprio una modalità di grande apertura, di empatia, di sincerità e di ascolto, come dicevi tu prima. E tutto questo va a racchiudersi, a mio avviso, in un contenitore straordinario, quello della presenza. Un vero atto di presenza pone noi in come mezzo, diciamo così, come tramite per poter consentire ai nostri arti, in questo caso alle mani, ai piedi, di poter essere al contempo sia ricettivi che catalizzatori al tempo stesso di un'energia che non chiede altro che di manifestarsi. E poi Cleopatra aggiunge un'altra cosa dicendo: la nostra intelligenza fisiologica, ma anche biologica volendo, ha investito molto su mani e piedi. Basta considerare la sua percentuale di ossa di cui si compongono rispetto al corpo intero. Effettivamente non è casuale, grazie Cleopatra, di questa considerazione. Non è casuale, come Simona sa meglio di me, che il numero di ossa di una mano è 26, 26 nell'altra sono 52 e in ugual misura sono i piedi, perché in origine eravamo a quattro zampe e poi ci siamo elevati, diciamo, in una stazione più o meno eretta e è cambiata solo la forma di quelli che chiamiamo piedi,
e anche le dimensioni di quelle che chiamiamo mani, ma tendenzialmente il numero di ossa è uguale per ogni mano e per ogni piede. In totale fanno metà delle ossa del nostro corpo e sono così perché serve che siano così per una capacità prensile, anche quella dei piedi, che è andata quasi completamente perduta, ma perché ci mette in condizione di comprendere quanto il movimento di una mano e di un piede siano fondamentali, perché rappresentano il movimento nella vita. E noi siamo piacevolmente, tra virgolette, condannati all'evoluzione. E l'evoluzione passa attraverso il movimento nella vita, che non è per forza correre o camminare tutti i giorni, che è importante certamente, ma è quello di essere in movimento lasciando esprimere le nostre emozioni grazie al sostegno di quell'energia che tu ci hai ben spiegato prima, che si riferisce anche all'undicesimo chakra. Tutto bene, Simona? Sì, poi stavo pensando che comunque una cosa che mi piace sottolineare è che non è che noi facciamo qualcosa, in realtà chi viene da noi comunque ha la capacità di migliorare, di fare. Noi Esatto. diamo semplicemente il nostro contributo affinché gli altri possano fare qualcosa, ma tutto qua. Nessuno guarisce nessuno, questo è Esatto. fondamentale e soprattutto noi siamo davvero, come dicevamo prima, a disposizione, a servizio di queste persone, che poi al contempo aiutano anche noi a vedere, no? Alcuni fatti della vita che spesso ci fanno da specchio perché non a caso arriva quella persona, non a caso arriva Mario Rossi da Simona Crotogini, perché magari la tecnica che fa Simona la fanno anche altre persone e a volte anche vicino a lei, ma non a caso quel Mario Rossi è andato a cercare Simona Crotogini, che fa quella tecnica, ma è Simona Crotogini. E quindi tutto questo ci fa intendere chiaramente come siamo interconnessi tutti quanti anche tra di noi, in una forma energetica di interscambio fondamentale e siamo anche complementari uno con l'altro. Questo non va mai dimenticato, un termine che piace molto, diciamo così, anche alla medicina cinese, la complementarietà degli elementi, no? Un po' quello che mi dicevi anche oggi, fuori onda del tessuto connettivo, no? Che è un elemento che caratterizza, mi sembra di aver capito, questo undicesimo chakra, Sì, Simona? esatto, il tessuto connettivo è quella parte corporea, diciamo, che è sottesa a questo chakra, insomma, questa bellissima pellicola rosa che avvolge le nostre mani, i nostri piedi e che si distribuisce poi su tutto il corpo. Quindi, appunto, come dicevamo prima, questo collante che mette insieme tutte anche le varie somatizzazioni che noi acquisiamo. Sia nostre, sia di chi ci sta vicino, sia di chi è stato prima di noi. Cioè, siamo veramente un contenitore di tantissime cose. E il bello è andare a cercare come poter trovare il bandolo della matassa e dare comunque il supporto migliore a tutto questo. Noi ricordo un insegnante anni fa che durante un corso ripeteva frequentemente questa frase, diceva, mi è fatto venire in mente adesso. Noi siamo i figli di quelli che ce l'hanno sempre fatta. Questo vuol dire che a livello genealogico, no? Noi ci portiamo appresso, come suol dirsi, un carico notevole e chi verrà dopo di noi avrà un carico ancora più importante. E questo può farci intendere quanto sia importante avere pazienza, quanto sia importante l'ascolto delle persone, non solo attraverso il contatto, ma proprio l'ascolto quando parlano le persone. Ed essere nella condizione di porci sinceramente, come dicevamo prima, ad un servizio di qualcuno che noi non conosciamo, anche se magari l'abbiamo visto varie volte o l'abbiamo vista varie volte in seduta. Non conosciamo, non sappiamo qual è la sua vera storia, che cosa prova, che cosa ha provato, quali sono i suoi vissuti che non conosce perché magari riguardano un nonno, un bisnonno che ovviamente l'ha preceduto o preceduta. E tutto questo è particolarmente importante perché muove l'energia nella giusta misura, sempre, come dicevamo prima giustamente, con l'ascolto e la presenza. Fatto
sono aspetti che, caratteristiche che fanno una differenza, a mio avviso, enorme e tengono i nostri chakra, soprattutto l'undicesimo, da quello che mi sembra di capire, in una condizione sicuramente equilibrata. Perché nel momento in cui io sono davvero aperto al cambiamento e alla trasformazione, sono pronto ad ascoltare e al contempo a evidenziare il potenziale altrui attraverso il mio operato, null'altro, né di più né di meno. Guarda, ti leggo questa frase bellissima che è relativa a quando questo undicesimo chakra è in armonia. E dice: io sento, penso ed esprimo in maniera amorevole la mia visione dello scopo divino al momento opportuno, creando nel contempo la mia intera essenza in maniera fondata e pratica, che richiede di essere all'altezza di ogni situazione. Quindi è proprio quello, cioè quella possibilità di lasciare andare tutti questi pesi, tutti questi carichi che consciamente o inconsciamente ci portiamo, e a renderci conto che appunto siamo un gruppo, cioè siamo un mondo che deve stare in complicità e in armonia. Non siamo tanti piccoli io che vanno in giro e ognuno pensa agli affari suoi. Involontariamente o meno, comunque Esatto. ci posizioniamo lo stesso. Esattamente, che questo ci fa capire chiaramente, no? Un po' anche con l'esempio che ci ha riportato alla memoria Cleopatra, no? Quello delle mani, dei piedi, quello di ogni parte del nostro corpo, quello che del tessuto connettivo, che ha uno stretto legame anche in medicina cinese con lo stato emozionale della preoccupazione, no? Siamo spesso preoccupati di dividerci più che di connetterci, come fa il tessuto connettivo. Siamo più preoccupati di quello che accadrà domani o di quello che è accaduto in passato e che non si ripresenti più. E ci perdiamo la presenza. E quindi un atto amorevole è proprio quello che tu hai descritto poco fa e che davvero mette in relazione ogni parte di noi, ma soprattutto mette in relazione con tutte quelle che sono le forme di vita presenti su questo pianeta, che ci piaccia o meno, come dicevi tu, ed è un dato di fatto importante. Alla fine siamo decisamente complementari e se Mario Rossi va da Simona Crotogini è perché hanno qualcosa da rivivere e rielaborare insieme, chissà da quale altra vita. Magari si vedranno solo quella volta, ma è necessaria per dissipare, diciamo così, quelle tendenze karmiche che frequentemente vediamo come zavorre, ma che sono poi nella realtà le più grandi opportunità che abbiamo in questa esistenza. Quindi grazie di quello che hai letto perché è davvero interessante. Magari domani nel post che faremo con la registrazione la mettiamo sotto questa, così almeno richiamiamo a tutti un po', a tutti noi l'attenzione, rileggerla ogni tanto questa frase penso che sia importante, un grande stimolo. Poi abbiamo salutato tutti finora. Tu Simona, vuoi dire qualcos'altro in merito a questo oppure chiudiamo in termini proprio di lavoro generale che si può fare sui piedi, sulle mani, ricordando quanto sia importante l'aspetto dei piedi e delle mani nelle nostre tecniche, non solo a livello riflessologico, ma a livello di tecnica metamorfica. Che riguarda proprio quello che è il vissuto che abbiamo così portato a termine durante la gestazione, ma anche di quello che rappresenta la parte destra del nostro corpo, quindi la mano destra e il piede destro, come la condizione che viviamo nel presente, cioè come viviamo il presente proprio come persone in questo momento, e poi la parte sinistra, che è quella riferita alla parte del potenziale non ancora espresso da ognuno di noi. Quindi sono tutti aspetti importanti, ogni parte del nostro corpo ha la sua rilevanza e non solo le mani nella creatività e i piedi nel movimento, ma i piedi stessi sono riferiti nelle nostre tecniche alla stabilità, al movimento, sono riferiti alla direzione nella vita. Per cui
rendersi conto che l'ascolto del nostro corpo, e soprattutto di queste due parti, ci mette in relazione su quello che è il nostro equilibrio, il nostro stato di salute, è decisamente importante per far sì che si possa riferire a noi stessi come stiamo, ma anche alla persona, all'operatore o all'operatrice che andiamo a trovare tutte le volte che vogliamo mantenerci un po' in una discreta condizione. E, io ho fatto un panorama generale, Simona, giusto per non andare troppo oltre e non annoiare magari chi ci sta ascoltando, però se tu hai qualcosa di particolare da aggiungere rispetto ai piedi e alle mani, abbiamo ancora qualche istante prima che tu legga una cosa interessante, vero? Assolutamente. No, mi piace ricordare che comunque su questi piedi, su queste mani e chiaramente poi anche su questa testa abbiamo anche proprio diciamo, il riscontro di quello che è il padre e la madre, quindi quelle che sono le presenze di queste due persone con cui abbiamo comunque stretto un patto animico e siamo scese scegliendo loro, quindi non sono i genitori a scegliere i figli, ma sono i figli a scegliere i genitori. Ed è importante la differenza perché comunque sia quel percorso, quelle persone le abbiamo ben guardate ed osservate e le abbiamo scelte perché ci avrebbero dato quel contributo per poter essere la miglior versione di noi. Altrimenti, come dicevo ad Antonio, facevamo gli angioletti, stavamo su a svolazzare e non venivamo giù a mettere in pratica un po' di cose, insomma, in questa materia. Sì, importante quello che dici Simona, perché qualche tempo prima del nostro concepimento ci siamo accordati, no? Per andare proprio in quella famiglia, in quel paese, ovviamente, in quelle condizioni climatiche, perché siamo andati in un certo luogo a vivere, e sociali. Quindi questo è molto importante, perché avevamo la necessità di vivere quelle esperienze che poi stiamo vivendo e che vivremo ancora, ci auguriamo per un tempo molto lungo. E attraverso la materia ci siamo concessi la possibilità, come dicevo prima, di dissipare, no? E di bruciare, come dice qualcuno, quelle tendenze karmiche che ci portiamo dietro da tempo memorabile e talvolta anche con carichi generazionali, no, Simona? Di un certo rilievo, di un certo rilievo. Che non immaginiamo nemmeno, ma non a caso chi conosce le costellazioni familiari e la psicogenealogia sa benissimo quanto ci sia ancora da lavorare e tutte le volte che qualcuno giunge da noi in seduta e ci racconta di certi fatti, poi dice: ma pensavo di aver risolto queste cose. Sicuramente ne abbiamo risolto una parte, ma immaginiamo che gli aspetti karmici vadano a sovrapporsi. Tolto uno, ne troviamo un altro, poi ancora un altro, e quindi continueremo così. Questo è stato fatto per non annoiarci, in verità, quindi ne avremo sempre da risolvere. L'importante è cogliere tutto questo con, diciamo, quando possibile, col sorriso e con l'apertura, che l'opportunità di crescere, ci presenta. Ecco, questo è davvero molto importante. Per cui le mani stesse, no? Non solo nel gesticolare, nell'utilizzarle, nel lavarci, nell'usarle per mangiare, ma per abbracciare, accarezzare qualcuno, sono fondamentali. Così lo sono con il contatto con la terra e quindi con la madre, diciamo, contatto con la terra, poi il discorso delle mani si riferisce magari un po' più al padre. Effettivamente noi abbiamo la possibilità di rendere complementari anche due parti fondamentali che spesso vengono un po' a bisticciare fra loro per colpa della nostra mente, anche per responsabilità della nostra mente, e sono la parte maschile e femminile, che hanno la necessità di essere integrate in ognuno di noi e abbracciate per quello che sono, sapendo che una parte non può esistere da sola senza l'altra e viceversa. E quindi la complementarietà della parte maschile e femminile in noi devono essere viste e soprattutto va permesso loro di manifestarsi per quello che sono quando è necessario che lo facciano. Anche questo aspetto riguarda molto la parte riferita alle mani e ai piedi. Quindi era per fare un po', no, Simona, un certo panorama di quello che stiamo dicendo, anche perché io penso che dobbiamo per forza, anche se a consaputa, fare un'altra diretta e procedere con gli altri chakra e raccontare altre cose.
interessanti. Almeno tu racconta cose interessanti. Allora, se tu non hai altro da aggiungere di particolare, vedo che domande non ce n'è, noi possiamo chiudere con quello che tu hai di interessante da raccontarci, con la tua bellissima voce. E Allora, quindi io diamo la parola. finisco ringraziando tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi e ringrazio Antonio per questa possibilità fuori dal comune. E volevo concludere con il canto dell'autoguarigione, che fa parte diciamo, del libro di Metamorfica. E quindi la mia intenzione era di farvi questa lettura mentre magari appunto utilizzate le vostre mani, tenendole magari appoggiate su una parte del vostro corpo, così che quando poi terminiamo con la lettura, chiudiamo il collegamento e voi avete tutto il tempo di ascoltare cosa poi vi è arrivato. E quindi niente, grazie ancora e mi metto. Allora, forse c'è qualcosa che disturba il tuo microfono. Tanta pazienza. Dimmi se mi senti, Antonio. Adesso sì, perché prima si sentiva un Ho rumorino un po'. portato io il foglio prima, allora. Adesso Niente di c'è. che, niente di che. Quindi io prima, visto che poi dopo lasciamo andare le persone a questa sorta di meditazione di ascolto personale e vi invitiamo a farlo sempre di più durante la giornata, ringrazio te tantissimo, Simona, perché hai dato un tocco di grande classe, di grande presenza a questa diretta e sicuramente ti obbligherò democraticamente a farne altre. Intanto ci ringrazio, noi salutiamo anche Imma che non avevamo ancora salutato. A te la parola e poi lasciamo che l'energia faccia ciò che è opportuno fare per ognuno di noi. Grazie infinite Simona e a tutti quanti voi. Grazie mille a tutti. Ecco qua. Mettiamoci bene comodi. Il canto dell'autoguarigione. Sole, luna, stelle e pianeti. Nel vostro slancio fate scorrere le forze guaritrici attraverso di me, attraverso di me. E come un fiume gonfio di pioggia abbandona le sue acque nei mari, possa io donare a quanti hanno bisogno la conoscenza del cammino e l'intima comprensione che una è l'energia. E in ogni forma danza, dal più piccolo atomo alle immense galassie. In un battito di ciglia, in me possa io scorgere, sbocciare l'infinito ed essere libero, libero. Che il potere guaritore dell'aria che tutti respiriamo, dimostri come siamo tutti insieme partecipi e come ogni respiro mantenga l'equilibrio tra la vita e la morte, tra la vita e la morte. Che il potere guaritore dell'acqua mi faccia crescere, crescere. E possa io imparare a lasciare andare e vivere ogni momento nel flusso delle cose. Che il potere guaritore della terra mi faccia rinascere, rinascere, così che io possa vedere eguale valore in tutte le molteplici forme che ha la vita. E così in me stesso porre fine al conflitto.
Che il potere guaritore del fuoco accenda nel mio cuore il vero desiderio, elevandomi in alto, sempre più in alto. Che il potere guaritore della luce illumini la mia visione, così che in me si unisca quanto appare diviso, e possa io andare oltre sia il bene come il male. E non veda la vita soltanto in bianco e nero. Che il potere guaritore del suono della mia voce fluisca a tutto ciò che è intorno, ed il mio orecchio accordi a tutto ciò che odo. Possa la mia mente essere sempre più chiara, e libero io sia da speranza. Di paura. E nel silenzio fondo, che non ha centro alcuno, fa che io possa scorgere la grazia guaritrice dello spazio vuoto, brillante e luminoso, quale essenza stessa della mia propria mente. Che possa io andare oltre i ristretti concetti, sia di vita che morte. E possa io trascendere del tempo false idee. Per la forza che sana da questo canto evocata, con me, quant'altri soffrono, ora divengano forti, possano tutti i cuori conoscere la pace, cui ogni cuore aspira.